Il pavimento hanno deciso di dipingerlo come se fosse un asilo, come vedete, eccolo là. E si può tra l'altro giocare a Twister. Saltiamo dritti al pomeriggio, siamo riusciti a trovare posto in un posto imprenotabile per fare una cosa che ha a che fare con la storia. Direzione Quinta Strada, in una bellissima giornata soleggiata. Siamo al Tiffany di Fifth Avenue, quello è l'orologio che nel film Audrey Hepburn guarda, queste sono le vetrine davanti alle quali fa colazione. Vetrina, concetto inventato proprio da Tiffany, l'idea di vetrina è venuta in mente per primo a lui, e noi abbiamo un appuntamento all'ultimo piano, sul rooftop di questo palazzo spettacolare. Dentro, tra l'altro, quelle sono finte vetrate, vedete, non si vede fuori, sono pannelli, molto bello. Questo è il diamante di Tiffany, quello che aveva al collo Audrey Hepburn, ed è un pezzo più unico che raro, è uno dei diamanti più grandi gialli esistenti al mondo, ed è quello che ha fatto la storia di Tiffany fondamentalmente. Però sì, questo è l'originale, eccolo lì il diamante al collo della dottoressa. Ostentano un Basquiat originale piazzato proprio sul tunnel degli ascensori. Molto cool questo blu sulle pareti. Com'è che lo chiamiamo? Un blu? Turchese. Blue Tiffany. Grazie. Che spettacolo! Sono tutti cristalli, zaffiri, pietrone, zirconi, come si chiamano? Diamanti. Ho un vestito fatto completamente di ceramica e cocci di ceramica. Veramente molto bello. Ah, eccolo qua. Blue Box Caffè, signori miei. Abbiamo vista sulla Billionaire Row qua, mica male, signori. Questo è il nostro tavolo con una bellissima posateria Tiffany Steel che potete acquistare direttamente nello shop. Faccio il promoter io, eh. Ah, vedi che l'ha girato così perché noi ce l'abbiamo frizzante e tu ce l'hai naturale, così se lo ricorda quando deve servire. Geniale. Un attimo pensavo di stargli sulle barre. Bellissimo, questo è da portare via comunque, sì. Noi che siamo dei miserabili. Adesso lo fotto, lo metto così e faccio, no, per me era la casata. Sul tetto ci sono tutte scatoline Tiffany che fanno da arredamento, come vedete, molto. Sì, sì. Tra l'altro noi, visto che sono le 5 di pomeriggio, faremo tipo un aperitivo da Tiffany. Dettaglio interessante, la colazione da Tiffany non viene mai fatta da Tiffany, è una cosa abbastanza recente, anche nel film lei se la mangiava davanti alla vetrina. Ci sono i favoriti di Holly, non so se avete visto. Sì, che figo, fare. Puoi fare la colazione di Holly. Tra l'altro, tutto firmato da Daniel Bull. Il pavimento hanno deciso di dipingerlo come se fosse un asilo, come vedete, eccolo là. E si può tra l'altro giocare a Twister. Raga, quella è bella. Perfetto. Ho esagerato. Mi hanno portato una simpatica alzatina in argento di Tiffany con anche intestazione Blue Box Caffè, molto bella. Lobster roll, pollo e curry, uova di quaglia e pan brioche, una madeleine rivestita di cioccolato color Tiffany, gli scones da mangiare con il... Oh, che bel tè. E questo è il tè Tiffany. Total, se lo fanno loro il totale, no? No, meglio di no. E questi sono i bagni di Tiffany? Ma sono pazzeschi. Strano che non ci sia la doccia comunque. Che poi hanno il bagno automatizzato, il bidone automatizzato. Guarda che bello. Molto cool perché all'ultimo piano del palazzo c'è un'intera mostra di una collezione privata del signor Tiffany & Co. Ti vedo ben concentrato. Perché non ci vedo. Tiffany è una collezione più ampia di Basquiat al mondo. Ce n'è uno ogni ascensore. Grazie, era proprio quella che volevo. Voi pensate che sia finita qui, ma abbiamo altri programmi per la serata. Dunque, ci troviamo nel Lower East Side e dobbiamo trovare l'ingresso. Si entra qui dentro. Cos'è stato? Si percorre questa alley. Oh, eccolo. Questo posto è letteralmente così com'era durante l'era del proibizionismo, veniva davvero usata questa location, esattamente come la state vedendo. E anche le tazze. E le tazze, esatto, sono fatte così perché durante il proibizionismo non si serviva certo il cocktail in un bicchiere che faceva capire che era alcolico, no? Certo, avranno ristrutturato qualcosina, però... No, ma in realtà si sente, secondo me, che è autentico. Quindi, verdetto finale, l'atmosfera era quello che ti porti a casa. Ci sta meglio.
no? Ma guarda l'atmosfera, questa è la faccia d'atmosfera. Passeggiatina in una delle aree più malfamate di downtown, per finire da Sana Street Burger. Ve lo consigliavo già oggi, uno dei migliori burger in città. Hello! Digo! Two cheeseburger! Thank you! Volo! Al volo! E io vi direi che vi do la buonanotte facendovi vedere la vista strepitosa dell'Empire in pieno stile US. Direi da mettere la finestra dell'hotel. Super consigliato questo appunto del Moxie. Another day, another course. Comunque quando esci da questo hotel il bello è sentire tutto il profumo di fiori e verdura, perché sulla via ci sono tutti questi fiorai. È veramente magnifico. Dunque siamo a Downtown Manhattan. Eccolo là il posto dove siamo diretti. Questa è la vecchia casa di Andy Warhol, che è stata trasformata e tra l'altro offerta come atelier anche al buon Basquiat, che adesso si è trasformata in un locale, in un bar e in una galleria d'arte. Ah, nella parte frontale c'è un negozio di vestiti in realtà. Wow, ah, è anche un brand di vestiti quindi effettivamente, no? Molto. E qui in fondo dovrebbe esserci un caffè invece. Madonna, che posto. Veramente è molto fico e c'è anche posto. Adesso ci prendiamo qualcosa da mangiare qui. Per il prossimo step abbiamo preso delle biciclettine, stiamo andando verso Brooklyn. Con la nostra peggiore idea, perché dobbiamo fare il ponte che è tutta una salita, vabbè. Ah, c'è proprio la ciclabilina qua. Così facciamo fuori le calorie che introdurremo con il pranzo. Sto per sputare un polmone. Aiuto, Ross. No, bici. Sì, bici. Wow. Ah, ah, ah. Ok, dovrebbe essere tutta piana ora. Che figata che la metro passa qua in mezzo. Scesa! E si vola! Sì, così! Torniamo in Brooklyn per intercettare un posto. Oh, perfetto. Hello. Wow, è bellissimo però. Bello. Opla, molto figo. Situazione ideale. Voi direte, davvero devo venire fino a Brooklyn per mangiare in un posto così? Sì. Questo è l'esatto tipo di posto dove mangia chi vive qui a Brooklyn. Io non ho mai preso una melt qua in America. Più che altro ti senti di fare un po' una vita di quartiere qui a Brooklyn, come se abitassi, no? Sole, nessuno. C'è un po' di gente che mangia. Abbiamo il tuna melt che è di Otto Kliman. Il bagelone gigantone del rospone. Vieni. Sembra veramente buono, dagli una dentata per sapere com'è. Sono molto buono. Raga, che bomba, sembra veramente fantastico. Il fumo è da paura, io adoro questo pane di segale. Ah, col burro. Buonissimo. Ne voglio un altro, ciao. Una volta che vi siete sbaffati il tuna melt, vi fate una passeggiatina in questo quartierino che c'è attorno, che è veramente delizioso. È un piccolo scorcio di America real. Effettivamente siamo in via Vespucci e c'è un murales dedicato agli italiani. Camminate ancora un po' e raggiungete quella bakery lì all'angolo. C'è un pazzo in quell'edificio. Cosa urla? You motherfucker. Vediamo se ci fanno qualcosa di buono da mangiare qua. Oh, strapieno, accidenti. Eccolo. Wow, posso dire che fa una certa voglia. Bello Dio. È doppio, eh? È uno sopra l'altro. Gnoli. Ah, ma è una frittata, formaggio, scallion. Guarda che figata i furgoni Amazon completamente elettrici che hanno qua a New York. Stanno allestendo una specie di premiere, immagino per il film di uscita dei Lost Bastards. Anche perché questa è la vera stazione dei pompieri che hanno usato per il film, ma che attualmente è in uso, la usano davvero per fare i pompieri. Spoiler alert, questo è il Beef Bar qui a Tribeca. Ho trovato la location in cui apriranno il nuovo Beef Bar. Ultimo posto prima di tornare in Italia. Double Chicken Please. Inserito nella Best 50 Cocktail Bar. Promette vere e proprie magie perché distilla sapori di cibo salato all'interno dei cocktail. Tutti i cocktail hanno nomi di cibo. In teoria dovrebbero distillare il gusto di questi cibi. Io ho preso pizza fredda, per intenderci, all'interno di una bevanda liquida. Vediamo se ci riescono. C'è anche la foto del loro primissimo furgoncino, quello con cui tutto hanno iniziato.
pizzeria Gusto Pizza. Sono i cold noodles giapponesi. Buono. Buono. Lei dovrebbe avere del pane bruciato all'interno addirittura. È vero che sa di cold pizza, però buona, che stiloso. È buonissimo, poi la schiuma è perfetta, è una meraviglia. È veramente particolare. Sono riusciti a tenere comunque il sapore originale, anche col noodle, sa di col noodle, però a dargli quella cosa che lo fa sembrare un cocktail, non riesco a capire come sia un dolcino buono. Ok, siamo appena usciti, ne avrei bevuti 180, ma non voglio, non posso. Qualità ai massimi livelli, veramente uno dei migliori cocktail che abbia mai bevuto. Ma che poi è un retrogusto sofisticato quello del salato. È una texture pazzesca, con quella parte schiumosa, meraviglioso. Due sezioni all'interno di questo locale. Una prima parte più informale, in stile un po' più industriale, con la possibilità di prendere dei cocktail completamente spillati, come se fossero birra. Quella parte di bollicina data dalla spillatura che li rende comunque interessanti il lato texture. Una parte retrostante con le luci soffuse completamente in legno dove fanno i cocktail che poi li hanno fatti entrare nella Best 50. E ora direzione aeroporto, si torna in Italia ed eccoci qui di nuovo a Newark. Check-in fatto, abbiamo l'accesso alla lounge grazie al fatto che appunto vogliamo in business. Dunque la compagnia ha preso una lounge in condivisione con British, o meglio si è pigliata la lounge di British, e di questo sono discretamente contento. Tra l'altro, io che sono Silver di British posso comunque entrare qui dentro anche se non viaggiassi in la compagnia business. Sempre grazie alla nostra simpatica Platino, e vi lascio qui sotto in descrizione. C'è un'ulteriore personalizzazione che è il menù alla carta, perché hanno fatto un menù la compagnia con dei piatti che sembrano non male. Quello che è strano è che in lounge praticamente non c'era nessuno. Mi sa che l'aereo è mezzo vuoto, sarebbe strana questa cosa. Cioè io spererei che continuasse la compagnia a esistere, perché mi piace come servizio. Noi vi salutiamo qui, ci godiamo questo bel rientro in business e niente, prossimo video. Ciao! Grazie a tutti, ciao! Grazie a tutti, grazie a te. Ciao! Grazie a me. Anzi, vi salutiamo con il nostro calice di champagne. Odio il sincero.